Hvala Sabina, grazie a Sabina Zitter. V zadnjih 14 letih je banka podelila kar 238 štipendij za skupnih 175 tisoč evrov. Mislim, da to je za banko ena najlepših investicij v našo bodočnost. In 14 anni abbiamo erogato 238 borse di studio per un totale di 175 mila euro. Credo che questo sia uno dei più belli investimenti per il futuro. In quest'ultima parte del nostro streaming tradurremo noi i vari interventi che stiamo ricevendo. Prima di dare la parola a voi soci, desidero dire due parole ai giovani soci premiati. Predno dan besedo vam članom banke, bi rad povedal nekaj današnjim mladim nagrajencem. Dragi mladi člani naše banke, za vami je pomemben življenjski mejnik. Opravili ste maturo više šole ali univerzitetno diplomo. Matura ali diploma ni le preizkus znanja, je preizkus vztrajnosti in vzdržljivosti, odločenosti, sposobnosti in življenjske zrelosti. Je dokaz zaupanja vase. Preizkus ste opravili z odliko. Zdaj se vam odpira pot iskanja in ustvarjanja novih znanj. V sodobnem svetu je prav znanje, ki zmore rojevati nove ideje. Iskali boste odgovore na klice prihodnjih časov, ki se že zarisujejo na superhitri cesti človekovega razvoja v dobi, ki jo označujejo tehnologija, internet in digitalizacija. Niso še vse resnice o naravi, svetu in človeku že prepoznane ali povedane in tudi nikoli ne bodo. Čakajo tudi na vas, ko boste kot vrhunski strokovnjaki del možganskega trusta ustvarjali v svetu številnih jezikov in kultur. Živeli in delali boste kot posamezniki, pa tudi kot člani naše slovenske narodne skupnosti in globalnega sveta. Tudi od vas bo odvisno, kako se bodo razpletala nasprotja, ki nastajajo v tem novem vašem svetu. Zdaj ste dozoreli, zmorete prevzemati svoj del odgovornosti v svetu, v katerem živimo. Priložnost imate, da ga naredite tudi po svoji meri. To, kar vam svetujemo, da bodite svetovljani, toda z globokimi koreninami doma. Če vaša pot vas bo pripeljala po svetu, ohranite stik z našim prostorom, izkoristite pa svoje priložnosti. Zaupajte vase in nikoli ne odnehajte. Postavite si visoke cilje, sem prepričan, da jih boste dosegli. Čestitam vam in vašim staršem, ki so vam stali ob strani in vas bodrili. Tudi to je tudi njihov uspeh. Zagrabite zdaj življenje z obema rokama, mi vam zaupamo. Hvala. Cari giovani soci, avete superato un momento importante della vostra vita ottenendo un diploma di scuola superiore o un diploma universitario. La maturità però non è solo un diploma, ma è anche una prova di perseveranza, di determinazione, abilità e maturità. Ora, davanti a voi si aprono nuove possibilità, nuovi percorsi di vita. Grazie alla conoscenza potrete dar vita a nuove idee in un mondo caratterizzato da internet e da uno sviluppo digitale. Farete parte di un think tank globale in un mondo globale interconnesso e ricco di molte lingue e culture diverse. Ora siete maturi e in grado di assumervi la vostra parte di responsabilità nel mondo in cui viviamo. Vi consigliamo di essere cittadini del mondo, ma di mantenere radici profonde con il nostro territorio. Se il vostro percorso vi porterà in giro per il mondo, mantenete un legame con la nostra comunità. Approfittate delle opportunità che si presenteranno, fissatevi degli obiettivi ambiziosi perché sono sicuro che sarete in grado di raggiungerli. Congratulazioni a voi e ai vostri genitori che vi sono stati vicini e vi hanno incoraggiato. Questo è anche un loro successo. Afferrate ora la vita con entrambe le mani, noi ci fidiamo di voi. Začnimo sedaj z zadnjim delom našega srečanja. Sedaj bomo dali priložnost vam članom, da pozdravite in da nam postavite razno vprašanje. Dobili smo kar nekaj vprašanj in posegov. Ora, cari soci, avete la possibilità di porre domande e a me e alla direttrice Emanuela Bratos. Prego alla regia di mandare il saluto di Robert Frandolic, presidente dell'URES. Najprej pozdrav predsednika SDGZ, Roberta Frandolica, ki nam je poslal včeraj njegov poseg.
Spoštovani člani, čast mi je, da vas lahko pozdravljam v imenu Slovenskega deželnega gospodarskega združenja. Občni zbor banke je priložnost, da se lahko javno zahvalimo za dosedanje sodelovanje in istočasno spregovorimo o zamislih za prihodnost. Preživeli smo preizkušnjo, ki je močno zamajala naša prepričanja o prihodnosti, kot vsaka radikalna kriza pa je imela tudi svojo pozitivno plat. Bolj kot kadarkoli prej smo se zavedeli potrebe po povezovanju in skupnem ukrepanju. Tu želim izpostaviti predvsem projekt Digitalna šola, kjer sta banka in SDGZ izkoristili svojo komplementarnost in vsaka po svojih pristojnostih pomagala našim šolam pri vzpostavitvi pouka na daljavo za naše študente in šolarje. To gre seveda v smer razvoja ozemlja in solidarnosti, ki sta med prioritetami tako zadružne Kraške banke Trst in Gorica, kot tudi našega združenja, posebno na tako pomembnem področju, kot je delo z mladimi, brez katerih nima smisla govoriti o prihodnosti naše skupnosti. Vsi se zavedamo, da bomo posledice koronavirus komaj zares začutili v naslednjih mesecih in letih, ob tem, da se naša država, naša zemlja, naša skupnost soočali s krizo sistema že veliko prej. Ta dejstva nas morajo prepričati, da sodelovanje in oblikovanje skupnih strategij nista prazni gesli, pač pa nuja in dolžnost vseh odgovornih posameznikov in organizacij. Zato sem trdno prepričan, da bomo znali skupaj izoblikovati in izvajati aktivnosti, od katerih bo imela korist cela skupnost, kakor tudi, da bomo znali in želeli biti element povezovanja z vključevanjem vseh subjektov oziroma s podpiranjem vseh podbud, kjer bomo v njih zaznali potencial za obstoj in razvoj naše stvarnosti. Lep pozdrav! Una piccola traduzione, breve traduzione dell'intervento di Frandolic. L'Assemblea della Banca è un'occasione per ringraziarla per la collaborazione avuto e per tracciare nuove idee per il futuro. Stiamo attraversando un'idea che ci pone davanti a noi numerosi dubbi sul futuro, ma ci ha dato anche la possibilità di avviare alcune positive iniziative. Sentiamo la necessità di collaborare e di trovare soluzioni comuni. Penso ad esempio al progetto Scuola Digitale, dove le nostre organizzazioni hanno dato un supporto al mondo scolastico per attivare una didattica a distanza. Gli effetti della crisi dovuti alla pandemia li sentiremo nei prossimi mesi, tenuto conto che il sistema economico italiano e nostro e regionale ha avuto delle difficoltà già in passato. Pertanto la collaborazione tra i diversi attori e la definizione di strategie comuni non sono solo degli slogan, ma effettive necessità. Sono fiducioso che riusciremo a trovare soluzioni e nuove attività che portano dei benefici alla nostra comunità. Grazie Robert. Hvala. Glede projekta Digitalna šola, pa smo dobili tudi en dopis strani deželnega predsednika za slovensko šolstvo Igorja Giacominija, kjer se zahvali za pozornost, ki jo je naša ustanova izkazala do šolstva v teh izrednih okoliščinah, v katerem se je znašlo od konca meseca februarja. Na osnovi naše izdatne finančne pomoči in v sodelovanju z Deželno komisijo za slovenske šole, Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in ravnatelji je nastal projekt, ki smo ga poimenovali Digitalna šola. Projekt je z nabavo manjkajoče opreme in s tehnično asistenco pomembno prispeval k temu, da je slovenska šola v Italiji kljub pandemiji nadaljevala s svojim delom in uspešno zaključila šolsko leto. Hvaležen sem torej za vašo pozornost, ki ste ga kazali do slovenskega šolstva v Italiji, saj ostaja le ta hrbtenica naše slovenske narodne skupnosti. Questo è stato l'intervento di Igor Giacomini, che ringrazia di quello che abbiamo fatto assieme all'URES per la scuola digitale, il progetto di cui abbiamo parlato già prima. Uredu, gremo naprej, ker smo dobili kar nekaj vprašanj. Sedaj se povežem z režijo, ki nam je poslala kar nekaj vprašanj. Najprej Damjan Gerl. Glede na to, da je in da bo InBank vedno bolj uporaben, ali bi bilo možno prevesti aplikacijo bodisi web kot Android v slovenščino? In še drugo vprašanje, ki nam je podal Niko Tulj.
Samo pripomba glede in banka. Lepo bi bilo imeti neko službo, telefon ali mail, za podporo uporabnikom pri specifičnih operacijah. Naprej, na primer, pago publica administracion in hvala Niko Tul. Prosim, Emanuela, če lahko odgovoriš na ta vprašanja. Ja, odgovorila bi kar na obe skupaj, ker so nekako se dopolnjuje ta ena drugo. Precej smo odvisni od operativnega sistema naše bančne skupine, kateri smo v resnici že posredovali to zahtevo in upajmo, da bomo lahko v kratkem imeli naš InBank tudi v slovenskem jeziku. Siamo dipendenti dal sistema operativo, dipendiamo dal sistema operativo di gruppo al quale abbiamo già inoltrato una richiesta specifica in questo senso. Kar se pa tiče službe za uporabo specifičnih operacij, bi spomnila, da na naši spletni strani je na voljo tutorial. Per quanto riguarda le indicazioni di utilizzo dei vari sistemi di pagamento, sul nostro sito è a disposizione un tutorial con tutte le indicazioni necessarie. È disponibile pure un numero verde in bank che fornisce aiuto per molte operazioni. Consigliamo ad ogni modo di contattare la propria filiale di fiducia. Na in banku imamo za in bank je na voljo tudi zelena številka, ki lahko prejme informacije za to vrsto katerokoli vrsto transakcij. Svetujemo na vsak način, da se zglasite v vaši poslovalnici. Trenutno preverjamo možnost, da vzpostavimo namensko številko v pomoč pri InBanku. Hvala, Emanuela. Tukaj imam še dve vprašanji. Zakaj v zadnjih mesecih je bilo tako težko vzpostaviti telefonski stik z banko? Come mai in questi ultimi mesi è stato così difficile avere un contatto telefonico con la banca? V času lockdowna so stranke lahko prišle v stik z banko le preko telefona. Kot vemo, samo v najnujnejših primerih so se lahko fizično pojavile v podružnice. Je treba priznati, da v tem obdobju banke, ki so že uporabljale InBank, so očitno bile na boljšem in problem torej je bil nasičenost telefonskih vez. Banka je na vsak način vzpostavila task force skupino ravno v ta namen, da bi na učinkovit način odgovarjala svojim strankam. Kljub temu je žal prišlo do nekaterih nevšečnosti. Zagotovili smo neprekinjeno poslovanje in vse podružnice so bile odprte. C'è stato un problema di sovraccaricamento delle linee telefoniche. In questo contesto sono stati indubbiamente avvantaggiati i clienti titolari di collegamenti in bank. A tal proposito è stata pure formata una task force per fornire adeguate risposte alla clientela, ma evidentemente non ha sufficientemente soddisfatto le aspettative. Va detto che nel periodo di emergenza sanitaria le filiali sono comunque rimaste operative. Hvala, Emanuela, za ta odgovor. Drugo vprašanje, zakaj so bili časi za podeljevanje posojil za likvidnost tako dolgi? Come mai si sono allungati i tempi di erogazione dei prestiti previsti dal decreto liquidità? Bančni sistem je bil v tem obdobju pod velikim pritiskom, vse banke, vključno z KB. Priznati je treba, da državni mediji niso pomagali, nasprotno, informacije so bile precej površne in zavajajoče. V procesu prošnje za likvidnost po dekretu sta vpletena dva subjekta, banka in sklad za izdajo jamstva. Oba subjekta sta poklicana, da pročita prošnjo. Iz tega sledi, da procedura ni ravno poenostavljena. Izpostavljam, da po analizi podatkov je bilo v bančnem sistemu predstavljenih preko 79 tisoč prošenj za likvidnost 25 tisoč evrov, od teh skoraj 17% preko bank zadružnega kredita in tukaj mislim obe grupaciji skupaj.
Medtem ko delež zadružnega bančništva na tržišču posojil predstavlja le 7,05%, pomeni, da so se banke našega tipa izpostavile dvakrat več kot ostale pri podeljevanju teh prošenj. Podatek torej priča o delu, ki smo ga opravili. Naj dodam še to, da bančni sistem v tem procesu ni bil deležen posebnih olajšav. Načel, katerih se mora banka držati pri preučitvi kreditne prošnje, so kljub COVID-u ostale nespremenjena, kakor tudi strogost nadzora Banke d'Italia in Evropske centralne banke je ostala nespremenjena. Italijanska verzija. Italijanščini, ja, na kratko. Il sistema bancario in questo periodo sta subendo grandi carichi di lavoro legati ai finanziamenti Covid. I media hanno indubbiamente fornito informazioni spesso fuorvianti. Nel processo di concessione dei finanziamenti liquidità sono coinvolti due soggetti, la banca ed il fondo di garanzia, entrambi chiamati ad esprimersi sulla concedibilità del finanziamento. Quindi la procedura non è semplicissima. Va inoltre detto che risultano processate dal sistema bancario oltre 79.000 pratiche relative ai prestiti fino a 25.000 euro. Il credito cooperativo rappresenta, su questa misura, quasi il 17% del totale delle pratiche. Considerando che la quota del credito cooperativo nel mercato complessivo dell'impiego a clientela è del 7,5%, significa che l'impegno delle BCC è stato doppio rispetto all'impegno delle altre banche del sistema. Hvala Emanuela. Dobili smo un poseg in tudi vprašanje strani Alenke Florenin. Pozdravlja v imenu župana in celotne občine Sovodnje. Sodelovanje z banko je plodno in nadejamo si, da ga bomo nagradili v korist teritorija in skupnosti. Časi so zahtevni, a menim, da s strokovnostjo in pristopom, ki ste še ga okrepili, bo banka kos številnim izzivom. Kot banka ste med največjimi delodajalci v zamejstvu, zato verjamem, da boste tudi v bodoče poskrbili za primeren domači kader, saj, kot smo slišali, je veliko mladih diplomiranih tudi v ekonomskih vedah in menedžmentu. To pomeni, smo dobili eno priporočilo glede naših mladih. Hvala. In še eno vprašanje strani Alenke Florenin. Kot rada bi vedela, da kljub vsem tem modernim prijemom, bi rada, da bi ohranili stik z določeno tipologijo stran, ki ni vešča ali nima tehnološko opreme. Evo. Dunque, un saluto e anche una domanda è stata fatta da Alenka Florenin a nome del comune di Savogna di Sonzo, che dice che la collaborazione con la nostra banca è molto proficua e speriamo che nei prossimi anni la banca saprà valorizzare i nostri giovani, perché come abbiamo sentito ci sono molti giovani che si sono laureati in economia, anche nel management e così via. E dunque un desiderio anche di, al di là di queste moderne tecnologie, di avere anche un contatto con i soci che non hanno ancora non sono attrezzati a tutte queste tecnologie. Vuoi dire qualcosa, Emanuela? Edino, kar se zaposlevanja tiče, banka je zelo pozorna glede tega argumenta in na tej smeri je delala v prejšnjem letu in nadaljuje tudi v letošnjem. Hvala. Tukaj smo dobili tudi en zelo dolg poseg in pozdrav strani Ivana Petalina, ki prav z njim smo se dogovorili, da ga ne bomo predvajali, ker je bil bolj primeren za en občni zbor v živo, ampak vseeno nam je povedal take lepe misli, da je treba valorizirati tisto, kar je naše. Ampak v prvi priložnosti sem gotovo, da naš član Peterlin vam bo posredoval te njegove misli, ki so zares edinstvene. Dunque abbiamo ricevuto anche una lunga lettera da parte del nostro socio Ivan Peterlin, che è socio ma anche presidente dei circoli sportivi sloveni. Dunque un ringraziamento per tutto quello che la banca fa, ma anche
un invito a valorizzare quello che è nostro, perché abbiamo delle eccellenze nostre e che dobbiamo valorizzarle. Ma questo intervento verrà letto quando saremo in un'assemblea dal vivo e non come oggi in streaming. Grazie Ivan Peterlin. Danes sentudi sliscio un'asce gaclana, chi vedno na stopa, in vedno postavi u prašanje, to je Paulo Milić. Se pravi čuje da danes ni tukaj z nami, da ni mogu posredovati svoje vprašanje in svoje posege, kakšenkrat tudi pozitivne, kritike na račun naše banke, ampak vseeno ga lepo pozdravimo in upam, da se čim prej vidimo. Dunque un saluto anche particolare al nostro socio Paolo Milic, che l'ho sentito oggi, e dunque porta un saluto a tutti i nostri soci. Uredu, chiedo alla regia, prašam regio, če imamo še kakšno dodatno vprašanje, strani, če prispelo še kaj, strani naših članov. Tukaj mi pišejo, da dodatnih vprašanj ni. To pomeni, gremo k enim zaključkom, čeprav imate še kakšno minuto na razpolago, da lahko postavite kakšno vprašanje, nam pošljete na številki, ki ste videli. Jaz bi rad podal eno zaključno misel, tako da se pozdravimo. Dragi člani, čutimo odgovornost za ponoven zagon našega teritorija. Kriza, s kateri smo priča danes, nas sili v to, da se soočimo s potrebo po spremembah. Kar kot banka vedno izpostavljeno in je danes še toliko bolj pomembno, je, da bodimo povezani med seboj. V povezovanju in skupnemu sodelovanju bomo naši skupnosti zagotovili tisto kakovostnejšo pomoč in bomo lahko torej učinkovito kljubovali krizi in izzivom, ki so pred nami. Današnji čas zahteva od nas več odličnosti kot doslej, potrebne so inovacije, nove zamisli, pogum, vzpostavitev skupnih vrednot in etičnih načel. Skušamo na krizo, ki nas je doletela, gledati tudi kot priložnost, da bomo na novo postavili temelje našemu vsakdanjemu življenju in delovanju. Močnejši bomo lahko le, če bomo nastopili skupaj. Prepričan sem, da bomo to krizo premostili, po dežju zasije vedno sonce. Kot banka bomo vedno delali za višanje ravni strokovnosti in profesionalnosti, odgovornosti in etičnosti. Važno je, da imamo in ohranimo domačo slovensko banko v našem prostoru, ki že več kot 100 let odigrava pomembno vlogo pri pospeševanju lokalnega razvoja in ki je zelo pomembna za družbeno rast našega teritorija in naše lokalne domače skupnosti. Ancora in italiano, tutti siamo coinvolti personalmente a fronteggiare un'emergenza sanitaria che non era stata anticipata nella sua gravità. In questo momento è necessario intervenire tempestivamente. E allo stesso tempo occorre una visione di lungo termine per proteggere e costruire il futuro della nostra comunità. Il nostro impegno non vuole solo facilitare la ripartenza per tornare allo status quo precedente, ma intende cogliere questa opportunità unica per rafforzare il nostro modo di essere banca, accompagnando la crescita economica sul terreno della sostenibilità e dell'inclusione, a partire dalle modalità di lavoro delle nostre persone. La pandemia ha anche sottolineato drammaticamente che il genere umano non ha il controllo del nostro pianeta. Una constatazione che richiede di aumentare l'attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Abbiamo bisogno di nuove conoscenze, nuove tecnologie per sviluppare nuovi sistemi economici sostenibili sia sotto il profilo ambientale che sul piano sociale. Dunque le sfide che ci attendono sono importanti e impegnative. Dovremo consolidare la nostra posizione sul mercato come banca e nel sistema bancario e far sentire con forza la presenza sul territorio del nostro brand. Ci vorranno professionalità, coraggio e capacità innovativa. Sono sicura che ce la faremo, in quanto abbiamo un'ottima squadra. Noi ci siamo. Per concludere,
Un pensiero di gratitudine va anche a tutti i soci, clienti e tutte le associazioni del territorio che rappresentano il principale patrimonio della banca. Na koncu bi se rad zahvalil vam članom za zvestobo naši banki. Vaša zvestoba je glavno gonilo naše motivacije in navdihuje naše delo in načrte za prihodnost naše skupne institucije. Jaz tukaj sem končal, vprašam, če je še kakšno vprašanje, če ne, zaključimo tukaj naš to prvo močno srečanje v streamingu. Upam, da naslednje se spet srečamo z vami, člani, ki kot sem vedno rekel in kot bom vedno trdil, ste prav vi največje bogastvo naše bančne zadruge. Dunque, se non ci sono altre domande dalla regia, io terminerei qua. Questo è stato il primo incontro zonale in streaming. Io spero che sia anche l'ultimo, ovvero approfitteremo della tecnologia per organizzare varie modalità, anche utilizzando lo streaming, però ci mancano gli incontri con i soci, gli incontri nelle nostre sale di Opicina e di Savonia, e dunque speriamo di rivederci di nuovo tutti assieme. Hvala lepa, še enkrat, hvala vsem, ki so sodelovali. Pri tem prvem močnem srečanju v streamingu, direkciji, Sabini, Veroniki, Ivotu, mladim članom ZKB, ki so nastopili. Še enkrat čestitke vsem nagrajencem. Upam, da tudi za naše mlade, sem prepričan, da naša skupina ZKB Mladi bodo organizirali kakšno srečanje tudi z vami. In dunque, še enkrat vam čestitam za dosežen rezultat. Zahvala gre tudi vsem medijem, ki so nam pomagali pri izvedbi in pri promociji tega prvega močnega srečanja v streamingu, Primorskemu dnevniku, Novemu glasu, deželnemu sedežu RAI in hvala vsem, ki ste izoblikovali ta program. Dunque un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato. Alla direzione, a Sabina, a Veronica, ai giovani soci che hanno arricchito questo incontro e ci vediamo alla prossima. Hvala lepa in Lepo zdrav!